take a little chance with me because I'm nobody's baby. Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Magdalena Maria Cubas e sono una assegnista nel gruppo di ricerca Nemo Sancti che ospita questa presentazione. Noi siamo frutto di un ERC grant, quindi portiamo avanti un progetto di ricerca dedicato ai nuovi modelli di santità in Italia dopo il Concilio Vaticano II, cioè tra gli anni 60 e il 2000 circa. Il progetto è finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca e il nostro principal investigator, cioè la professoressa Jenny Ponzo, lavora con un team interdisciplinare di esperti in semiotica, storia delle religioni e della Chiesa, in letteratura, filosofia, diritto canonico. E prima di iniziare vorrei ringraziare per il patrocinio concesso i centri CIRCE, Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Comunicazione, CIRSDE, Centro Interdisciplinare di Ricerca e Studi delle donne di genere e Centro di Scienze Religiose Eric Peterson. E, adesso in questo momento vorrei presentare brevemente l'autrice del libro, Erminia Ardissino, che è professoressa associata di letteratura italiana presso la nostra università e ha un curriculum molto ricco di pubblicazioni e ricerche in Italia e all'estero, un doppio dottorato conseguito alla Yale University, all'Università del Sacro Cuore di Milano, e anche numerosi soggiorni di ricerca e insegnamento chiaramente in Italia, negli Stati Uniti, in Francia e in Tunisia. Tra le sue monografie troviamo studi dedicati ai pesi massimi della letteratura italiana come Dante, come Tasso, Galileo e anche edizioni critiche, quindi frutto di studi di filologia e di recupero testuale di testi 4 e 600. Inoltre, la professoressa Ardissino da molti anni si occupa di ricezione dei testi sacri e il suo ultimo volume, uscito da pochi mesi per la Brepol, si intitola Donne interpreti della Bibbia nell'Italia della prima età moderna, riscritture e comunità ermeneutiche. E questo volume, per l'appunto, è dedicato alla letteratura scritta da donne, ispirata ai testi sacri. Il volume è un'introduzione di cui parlerà tra poco la dottoressa Turco e in seguito si divide in tre parti. Lo studio copre un periodo che va dalla seconda metà del 400 al 600 inoltrato e la prima parte è dedicata alla città di Firenze e a un gruppo di autrici che riprendono i motivi biblici, ad esempio nei poemetti, nei sermoni, nelle sacre rappresentazioni, nelle forme più tipiche anche dell'area toscana come i cantari. Tra le scrittrici ci sono nomi di spicco della storia fiorentina come Lucrezia Tornabuoni, la madre di Lorenzo il Magnifico, o la poetessa Laura Battiferri. In questa parte del libro è messo in rilievo il nesso tra la scrittura a tema biblico e la situazione storica e sociale nella Firenze 4 e 500esca. Il momento più importante naturalmente è la predicazione di Savonarola, che lasciò un'impronta culturale duratura anche sulla scrittura e la ricezione dei testi femminili. E la letteratura scritta da donne è legata chiaramente alla classe sociale, alla provenienza e più in generale alla posizione della donna all'interno della società di quei tempi, per il nesso specifico tra politica e religione molto forte nella cultura medicea. Le scritture delle donne di quel periodo trasmettono quindi una morale legata ai valori di identità familiare e cittadina. E questi elementi sono visibili, ad esempio, nei poemetti di, sacri di Lucrezia Tornabuoni, che sono analizzati nel libro di Erminia Ardissino. La nostra autrice sottolinea diverse volte come il peso dell'editoria fosse determinante per l'evoluzione della scrittura biblica femminile e questo riguarda in particolare Venezia, il centro di stampa più importante della penisola italiana tra il tardo 400 e il 500, alla Serenissima con la sua proiezione internazionale, alla storia complessa di questo luogo, di questa regione dedicata alla seconda parte del libro. E si parla quindi dei primi editori, dell'ampiezza di quello stato, della sua stratificazione religiosa.
Erminia Ardissino ricorda che qui apparvero le prime stampe di vari testi sacri, oltre alla Bibbia, in diverse versioni linguistiche, ad esempio del Corano e dei testi rabbinici. Qui furono stampati anche i testi della Riforma Luterana e quelli di Juan de Valdes, circolarono a partire da Venezia. Gli indici dei libri proibiti, che furono più di uno, emanati durante il Concilio di Trento, verso la fine del Cinquecento, frenarono naturalmente questo grande sviluppo dell'editoria religiosa veneziana. E nello stesso luogo, tra il 5 e il 600, si sviluppò una grande polemica contro le donne. Si tratta del misoginismo, e ne parlerà tra poco la professoressa Ardissino, e all'interno del quale alcuni esponenti del mondo letterario della Serenissima scrissero contro le donne usando le storie bibliche, semplificando moltissimo. E le donne non tardarono a rispondere per difendersi, ricorrendo sempre alle argomentazioni attinte alle Sacre Scritture. Tra i nomi che presero parte alla polemica misogina ci furono ad esempio i nomi femminili, Suor Arcangela Tarabotti, Lucrezia Marinella e Moderata Fonte. E Erminia Ardissino analizza le modalità con cui queste donne dialogarono tra loro e anche con gli antagonisti maschili. La costruzione di una comunità letteraria ed ermeneutica passa in questo caso dall'importanza della causa comune. L'ultima parte del libro è dedicata a un'area più vasta, il centro Italia, e qua i fattori di coesione sono la circolazione dei testi di Valdes e la predicazione di Benedetto Aquino, cioè la divulgazione di una certa interpretazione delle Sacre Scritture, bisogna dire non proprio in linea con l'insegnamento della Chiesa di Roma. Parliamo del movimento degli spirituali di cui furono partecipi o simpatizzanti, ad esempio Vittoria Colonna, una grande poetessa del Cinquecento italiano, o la lucchese Chiara Emma Traini, forse meno nota. Negli scritti delle due donne c'è un rapporto intertestuale con i libri che furono fondamentali per il movimento, e infatti Erminia Ardissino nota ad esempio una grande affinità tra le rappresentazioni mariane di Vittoria Colonna e le idee degli spirituali, il che rende la mariologia di questa poetessa originale nel panorama poetico italiano. Molto spazio è dedicato alle traduzioni dei salmi penitenziali, di cui Erminia Ardissino si occupa anche in un altro capitolo del libro, quello dedicato alle scrittrici fiorentine, e alle prose a tema biblico-spirituale come Meditazioni e Dialoghi. Quindi qual è la mia lettura alle soglie della modernità, nonostante un livello di acculturamento generale più basso rispetto agli uomini, Erminia Ardissino dimostra come le donne fossero già interpreti competenti, anzi eccellenti, delle Sacre Scritture. E su questa scia, alla ricerca delle tracce di una comunità letteraria consistente che fin qua era passata quasi inosservata, Erminia Ardissino trova affinità ascendenze spirituali e letterarie. La ricostruzione, quindi il libro è una ricostruzione di un sistema letterario, di un intero sistema letterario, questo è molto importante, che deriva dall'ermeneutica biblica femminile, e questo a mio parere rappresenta uno sguardo nuovo nel panorama storiografico della letteratura italiana. Qui io concluderei la breve sintesi del libro e vorrei passare la parola alla dottoressa Turco. Grazie mille. Io, come stavo già accennando prima, sono stata molto contenta di leggere questo libro, con il quale probabilmente, lo ammetto con onestà, non mi sarei interfacciata se non fossi stata invitata a farlo dalla professoressa Ponzo, che quindi ringrazio, per mancanza, diciamo così, di tempo, e soprattutto perché i miei percorsi di ricerca mi portano spesso in altre direzioni. E mi sono resa conto che invece i punti di contatto con i miei ambiti di studio e questo libro sicuramente, ma quindi anche insomma in generale con la ricerca di Erminia, ci sono e ci sono molto forti, a partire appunto da questa introduzione
al libro che io, più che presentare nel dettaglio, proverò a commentare intersecandola proprio con quelli che sono, secondo me, gli spunti maggiori di contatto con la semiotica del gender, così come la intendo io nel mio, diciamo così, percorso di ricerca. L'introduzione del libro io l'ho trovata un saggio affascinante, probabilmente anche autonomo rispetto al resto del libro, nel senso che meriterebbe già da solo una sua identità molto forte, che lo rende un saggio teorico estremamente interessante, a prescindere, e prima in autonomia, lasciatemi dire, dai casi di studio poi pure estremamente interessanti che vengono trattati nel resto del libro. Quindi, come dire, già soltanto leggendo l'introduzione ci si rende conto davvero del respiro teorico e metaletterario che c'è all'interno di questo volume. Dal mio punto di vista, gli aspetti fondamentali che emergono sono principalmente due, e proverò proprio a soffermarmi su questi due. Iniziando proprio dal principio, quello che volevo dire è che io ho l'idea che raccontare una storia sia sempre un progetto temerario, principalmente perché significa stabilire delle relazioni. Si stabiliscono relazioni con gli altri, con se stessi, con ciò con cui si sta, che si sta raccontando, con ciò di cui si sta parlando, si stabiliscono relazioni nel tentativo di rendere conto della soggettività, dell'identità che dentro quelle narrazioni cercano di emergere, cercano di venire fuori, cercano di trovare il proprio spazio di azione, di liberarsi, di eccedere, no? In qualche maniera. A me piace molto la parola, questa parola eccedere, no? Questo stare ex centrum, di essere eccentrici nello senso di stare fuori dal mainstream. E io penso che sia proprio questo che fanno, no? Le storie, quando si racconta una storia, quando si parla, quando si fa un atto di parola, si tenta di uscire dal mainstream per diventare singolari, per diventare token, no? Per smettere di essere type e farsi, diciamo così, soggetti incarnati in qualche maniera. E questo rendersi unici e riconoscibili con la propria storia permette appunto di entrare in relazione, permette di riconnettersi con le storie degli altri e di agire come attante collettivo. Uso questo termine semiotico per dire che si può ritrovare all'interno delle storie che noi ascoltiamo e delle narrazioni che fruiamo una sorta di pluralità, un corpo unico, come se fosse in movimento, perché i discorsi, per diventare in qualche maniera tangibili, necessitano appunto di questa condizione di pluralità. Ma mi sto riferendo veramente al concetto di pluralità così come è delineato da Hannah Arendt, no? Nella sua The Human Condition, no? Ecco, ed è proprio questa pluralità che a me sembra di riconoscere nel saggio di Erminia Ardissino e in particolare nell'introduzione al saggio di Erminia Ardissino. Una pluralità che sta appunto nelle parole e attraverso le storie che vengono raccontate dalle varie autrici, dalle varie scrittrici, dalle varie donne che si pongono in relazione con la lettura della Bibbia e con la scrittura sulle storie della Bibbia e sulla Bibbia, che poi saranno narrate nel resto del volume. Dunque, peraltro devo dire che questa pluralità viene citata direttamente da Erminia nella sua stessa introduzione. Mi riferisco per esempio a quando tu dici si rileva l'esistenza di un fil rouge che lega, stai parlando appunto delle varie autorialità che hai rintracciato all'interno di questo tuo percorso, sia spaziale che temporale, tra le scrittrici della Bibbia e tra le interpreti della Bibbia, si rileva l'esistenza di un fil rouge che li lega e che sembra attestare che le loro autrici erano tra loro in dialogo. Un dialogo assai spesso virtuale, un po' come il nostro oggi, cioè non un dialogo che magari si è realizzato propriamente attraverso un confronto fisico e sincretico, anche perché tante volte non lo era sincretico affatto, ma che avviene talvolta, dici, a distanza di anni, anche dopo la morte della scrittrice, e avviene con i testi, no? E quindi attraverso i testi e attraverso le parole, appunto
questi atti di parola, questa presa di parola che queste donne via via fanno nel loro cimentarsi nella lettura e nell'interpretazione del testo sacro. E poi poco più avanti, sempre lì nella tua introduzione, tu parli addirittura di comunità interpretative femminili. Ecco, io ho trovato questo punto, questo, diciamo così, questa prima declinazione teorica della tua introduzione molto interessante, anche perché ho rintracciato in questo approccio un esplicito richiamo alla storia stessa del femminismo, un richiamo al contrario dovrei dire, perché evidentemente il femminismo nasce un pochino dopo temporalmente, quantomeno il femminismo quello che conosciamo noi e che abbiamo imparato a conoscere attraverso la storia degli scritti delle donne che al femminismo hanno afferito negli anni, ma nella storia del femminismo c'è molto chiaro questa necessità di pluralità, cioè questa necessità di entrare in dialogo, di entrare in relazione, di non essere una voce unica, ma di farsi portatrici, le donne che hanno fatto la storia del femminismo, di farsi portatrici di un dialogo appunto tra donne, ma anche tra i testi delle donne, e insomma ne sia prova il fatto che appunto soprattutto negli anni 60, negli anni immediatamente precedenti la seconda ondata del femminismo, quegli anni in cui vengono normalmente denominati gli anni del ripensamento, gli anni del riflusso, molti di queste delle donne che hanno fatto la storia del femminismo si ritrovavano in questi gruppi di autocoscienza in cui insomma il loro compito era proprio quello di leggere i testi, di interpretare i testi delle altre donne e di mettersi in relazione, in dialogo, no, con queste altre donne per interpretare il senso anche, diciamo così, dell'essere collettivi e dell'essere pluralità. E io quindi ho trovato questa, diciamo così, questa relazione, no? questo punto che tu sviluppi all'interno della tua introduzione e poi con gli esempi che fai nel libro, estremamente interessante, proprio perché molto facilmente riconducibile a quelle che sono, diciamo così, le caratteristiche più importanti della storia del femminismo e della storia degli studi di genere, tanto che mi viene da chiedermi, un pochino ti chiedo, ma non so se cioè è una domanda anche, insomma, forse a cui non c'è una risposta organica da dare, ma che effettivamente apre un discorso molto interessante, e cioè se poi si possa davvero parlare di un'enunciazione al femminile, cioè se questa pluralità di voci, no, delle donne che hanno interpretato in questo caso la Bibbia si possa costituire come attante collettivo, che sia in qualche maniera un soggetto più ampio delle singole soggettività e delle singole identità che lo hanno alimentato, no? E che quindi se come posso dire, se possiamo veramente parlare di un genere in qualche maniera che ritrovi le proprie caratteristiche per il fatto stesso, diciamo così, di comporsi in questa maniera, no? E di essere femminile. E questo è, diciamo così, la prima questione. Ce n'è un'altra ugualmente importante, le dico entrambe perché così chiudo, diciamo così, questa mia brevissima introduzione sull'introduzione, in modo tale da lasciare il più possibile la parola all'autore che possa raccontarci il suo bellissimo volume. Un altro punto che mi sembra necessario evidenziare è la connessione che tu istituisci e rilevi nella tua introduzione con, diciamo, la possibilità di queste donne di scrivere e di raccontare la loro esperienza della Bibbia con l'accesso all'istruzione. Insomma, queste donne non erano tutte le donne, erano una categoria precisa di donne selezionate in maniera chiara. Anche su questo c'è un'ampia letteratura femminile e femminista che riguarda tutte le arti, in verità, non soltanto la letteratura in senso stretto. Martina Corgnati, per esempio, in un suo recente bellissimo libro, un saggio sulle donne impressioniste della storia, quindi stiamo parlando delle arti pittoriche, rileva come appunto le donne che hanno fatto la storia dell'impressionismo, quelle poche donne che noi possiamo ricordare, per quanto appunto non sono così famose come i loro colleghi maschi, ma ci sono alcune donne che hanno fatto la storia dell'impressionismo, che hanno partecipato alle esibizioni e alle mostre dell'impressionismo in maniera consistente.
queste donne non erano donne qualunque, non erano tutte quante le donne, ma erano tutte donne borghesi, in qualche modo, quindi donne per le quali l'accesso alla pittura, in quel caso, visto che stiamo parlando di donne pittrici, era legato al ruolo stesso che esse avevano all'interno della società dell'epoca. Perché imparare a dipingere veniva considerata una delle caratteristiche che costoro dovevano avere per essere delle buone mogli di. Essendo borghesi, ci si aspettava che si approcciassero proprio alle arti, alla pittura, alla musica, alla letteratura, e in effetti queste donne scrivevano, suonavano, e dipingevano. Poi alcune sono diventate molto famose, però in generale le donne borghesi dell'epoca facevano queste cose proprio perché questa era l'aspettativa sociale nei loro confronti. Come a dire che la possibilità, diciamo così, per una donna di emergere nel mondo delle arti, anche come individualità, dipendesse, diciamo così, fosse limitata e legata dal fatto di essere la moglie di un uomo favorevole a che lei, diciamo così, emergesse, che appartenesse ad una determinata classe sociale e che ci fosse un ben preciso destinante sociale intorno a quell'individualità, per cui fosse la società stessa che in qualche maniera pretendesse da lei che facesse quel percorso e che imparasse a fare quelle cose. Insomma, rileviamo nella storia delle arti al femminile, di tutte le arti, una grande importanza delle questioni di genere nella loro definizione proprio tout court, nel senso che quando noi definiamo il genere come quell'insieme di aspettative sociali e culturali che sono connesse con l'appartenenza biologica ad un determinato sesso, ovvero noi nasciamo maschi o femmine e dunque ci si aspetta da noi che facciamo talune cose o tali altre, che ci comportiamo in una determinata maniera o in un'altra. Ecco, all'interno di questo pacchetto di doveri, di aspettative connesse con il genere, c'è anche una parte, diciamo così, della storia, della letteratura e dell'arte, diciamo così, al femminile. E mi sembra che anche questo, diciamo così, in qualche maniera sia un tema che percorre l'introduzione, in cui ad un certo punto tu rendi esplicito appunto il fatto che l'accesso, la possibilità stessa di scrivere sulla Bibbia, di interpretare la Bibbia, fosse veicolata dalla posizione sociale di queste donne e dalla storia anche familiare di queste donne. Ed è di nuovo un forte elemento di connessione che insomma in realtà rende, diciamo così, l'esempio dell'interpretazione della Bibbia un ottimo, diciamo così, analisi testuale di che cos'è la differenza di genere e in che maniera si manifesta poi all'interno, diciamo così, della cultura e insomma degli spazi, della nostra semiosfera, degli spazi in cui viviamo. Possibilità che poi naturalmente, come tu stessa dici, si trasforma in un'agency, perché poi queste donne nel momento in cui fanno un atto di parola effettivamente assumono su di loro un poter fare e un poter essere che diversamente probabilmente non avrebbero avuto hanno accesso a delle possibilità che diversamente non ci sarebbero state. Insomma, questo per dire che questo libro sulle donne interpreti della Bibbia si inserisce in modo consistente all'interno delle riflessioni e dei temi che già sono più in generale appartenenti ai gender studies. Le donne scrittrici di cui parla Erminia si autocostituiscono come soggetti di azione e scelgono di aderire ad un principio di destinazione interno, a quello che in semiotica forse chiameremmo un'istanza di prospetticità, trasformando questo loro dover essere in un poter essere, ecco, entro cui io leggo, ed è su questo punto che appunto lascerei poi aperta, diciamo così, la presentazione del libro e forse anche un pochettino in maniera provocatoria, però passerei la parola ad Erminia, in cui io leggo una grande forza di ribellione anche nel loro ruolo di donna
all'interno della società di quell'epoca e in quel contesto storico. Mi Bene. taccio, eh. Prendo la parola, Magda. Sì. Bene, io non so come ringraziarti, Federica. Ringrazio ovviamente Magdalena che ha organizzato tutto e Jenny che è stata ha dato l'input. Ma queste parole di Federica sono veramente una lettura molto, molto intelligente e degli aspetti più, diciamo, peculiari di di questo lavoro. Vorrei ricondurre un po' ricostruire un po' la storia di questo libro, perché credo che sia interessante sapere che non è un libro partito da un intento, cioè io non mi sono posta l'obiettivo, cioè mi sarebbe sempre piaciuto nella vita scrivere un libro su delle donne, eccetera, però mi sono occupata di grandi scrittori e mi davano soddisfazione. Il libro è nato proprio da risultanze di ricerche d'archivio. Io a un certo punto sono stata impegnata, devo dire, sono ancora impegnata in un progetto che vuole costruire un repertorio di riscritture bibliche nell'Italia, non nell'Italia, in italiano, fatti in Italia o all'estero, non importa, nell'età, diciamo, nei primi 2 secoli della stampa, dalla nascita della stampa fino al 1650, perché questa ricerca vuole rispondere a un quesito abbastanza sentito nell'ambito storico-letterario, cioè se gli italiani, diciamo, come gli italiani si avvicinavano alla Bibbia e se gli italiani si avvicinavano alla Bibbia in quest'età di proibizioni, di volgarizzamenti, di traduzioni, eccetera. Ora, e lì avevo, raccogliendo questi titoli, queste pubblicazioni, che sono arrivate ormai a più di 3.500, mi è, diciamo, saltato agli occhi questa presenza femminile, cioè, proprio, cioè io non andavo a cercare le donne sono venute a cercare me e ne sono molto felice, perché è risultato, diciamo così, un contributo. Secondo me notevole, non perché l'abbia fatto io, cioè non voglio arrogare, però cioè gli archivi ci sono ancora da esplorare per il mondo femminile, c'è ancora molto da conoscere. E tengo a precisare che io ho puntato l'attenzione su un genere, cioè la riscrittura della Bibbia. Non ho preso in considerazione tutto quanto le donne hanno fatto sulla Bibbia o relativamente alla Bibbia o in generale sul discorso religioso. No, io ho proprio ristretto il campo sulla riscrittura, cioè dove il testo biblico è stato rielaborato in qualche modo, può essere, diciamo così, il poema o può essere il sermone o il dialogo o la vita di Maria Vergine, insomma, qualsiasi genere, ma che veramente si tenga molto legato al testo biblico. E questa è la ragione è anche quella che un tale legame ti consente di vedere il rapporto appunto tra la lettura e la scrittura, perché sarebbe stato anche interessante e sarebbe interessante estendere il lavoro, il compito, per esempio, alle scrittrici, alle mistiche, ai testi delle mistiche. Però lì, diciamo, il legame fra lettura e scrittura sarebbe stato meno stretto. Comunque, come ho detto, cioè, quindi mi sono saltate agli occhi. Poi il libro comprende anche alcuni testi che sono rimasti manoscritti, per esempio, invece nel nostro repertorio prendiamo in considerazione solo i testi andati a stampa perché hanno, diciamo, dimostrano una divulgazione, mentre i testi rimasti manoscritti probabilmente circolavano, ma in una cerchia molto ristretta di persone. Per cui sono entrati nel libro i poemi di Lucrezia Tornabuoni, che hanno avuto un'edizione solo moderna, e i sermoni di Domenica da Paradiso, che ugualmente sono stati pubblicati solo di recente, mentre sono state escluse delle opere che avevano avuto un'edizione, ma perché l'altro criterio è stato proprio quello delle comunità ermeneutiche, cioè leggendo poi, cioè dopo aver raccolto questi dati, leggendo i testi, è venuto proprio sotto gli occhi questo stretto legame che esiste fra
le scrittrici di una certa area geografica. Cioè c'è un filo conduttore che lega i testi secondo delle aree culturali più che geografiche, ovviamente. In gran parte sono anche aree politiche, perché quando parliamo di Venezia, la Serenissima, Firenze, il Ducato, oppure insomma l'Italia centrale in generale, però è soprattutto proprio questa circolazione di idee che sembrano proprio essere delineare una categoria di comunità, perché per esempio quello che si fa a Venezia, le donne fanno a Venezia sulla Bibbia, non assomiglia per nulla a quello che fanno le donne a Firenze, quindi è proprio anche questa una risultanza che è venuta fuori dai testi, non è che io a un certo punto mi ho detto vabbè prendo le milanesi o le veneziane o le fiorentine e faccio il lavoro su questa città, no, cioè leggendole si vede questo legame che poi magari riuscirò a spiegare anche meglio per chi non ha letto il libro, facendo l'esempio di Venezia. Quindi dovevano circolare queste idee per un'area politica che le donne coglievano, e giustamente Federica ha sottolineato l'importanza della lettura, cioè l'importanza della circolazione del libro. Quello che è successo forse non sarebbe potuto succedere un secolo prima, ammesso anche che le condizioni di vita fossero uguali, ma la stampa ha veramente favorito l'approccio al libro anche per una categoria come per le donne, rispetto a quello che diceva Federica, che è molto giusto, dalle donne non ci si aspettava all'epoca la scrittura, cioè è un atto di, giustamente tu hai detto, di ribellione, non voleva dire necessariamente che le donne si ribellassero, ma non era nelle aspettative, nelle attese, cioè addirittura in alcuni casi si nota proprio come questa volontà sia di scrivere, di leggere, di conoscere sia ostacolata. Non è sempre così, per esempio c'è il caso di Maddalena Salvetti Acciaioli, che muore giovanissima di parto e il marito pubblica tutte le sue opere, quindi lì siamo all'interno di un contesto in cui il marito non limita la vita della moglie, ma anzi la favorisce, e lo stesso per quanto riguarda l'ebrea, la Sara Coppio Sullam, che diciamo di cui io ho trattato solo un pochino, perché lei di biblico ha veramente solo un sonetto, mi dispiace perché sarebbe stata diciamo un capitolo su di lei, avrebbe potuto rappresentare il dialogo interreligioso, ma ciò non è avvenuto e quindi non ho potuto farlo rilevare, però anche lei per esempio aveva un circolo a Venezia che era favorito dal marito, però questa non era la norma, come è stato anche detto da Federica, cioè erano piuttosto delle eccezioni, ma abbiamo anche un'eccezione interessante che secondo me è la meno letterariamente valida di queste donne, ma proprio la più interessante dal punto di vista di quello che stiamo dicendo, che è Domenica da Paradiso. Domenica da Paradiso era figlia di contadini e lei dice sempre: io sono nata, sono stata abituata a mazzolar cipolle e a raccogliere cavoli e non a leggere e a scrivere. Come ha fatto ad arrivare alla scrittura? Non lo sappiamo, però viveva in un contesto di grande letterarietà, cioè lei era una seguace della Savonarola, era in una Firenze che diciamo all'epoca era sicuramente veramente capofila della culturalità, e quindi, e poi anche lei, cioè, aveva familiarità con la Bibbia, gliela leggevano forse ad alta voce, non lo so, ma insomma a un certo punto lei non sapeva scrivere, però dettava e aveva il suo, diciamo, non dico servizio perché sarebbe forse non esatto, ma aveva diciamo persone che erano ben felici di scrivere quello che lei dettava, e devo dire che quando si leggono le parole di Domenica da Paradiso viene da sorprendersi, perché hanno una potenza, sono esplosive, sono parole esplosive. Per fare un esempio della comunità ermeneutica, per esempio, cioè forse Venezia è sicuramente quella che meglio rappresenta questa idea che emerge, perché a Venezia le donne
discutono prevalentemente sull'episodio edenico. Venezia è una realtà politica che esclude le donne dalla rappresentanza, cioè le donne, cioè non c'è la figura della donna accanto al doge o nel senato veneziano, cioè non è come Firenze, non è come nelle corti le donne hanno un ruolo. Nella compagine politica della democrazia Venezia, diciamo così, della Repubblica Veneta, alle donne non è lasciato questa partecipazione, però Venezia è la città del libro e quindi a Venezia i libri circolano e ovvio che ne beneficiano le donne. E qui l'attenzione si focalizza sull'episodio edenico e sull'accusa rivolta ad Eva come la più colpevole del peccato originale. E su questi passi biblici la prima a misurarsi in realtà era stata Isotta Nogarola, che nella Verona del 400, in metà 400, che è area comunque della Serenissima, aveva ricevuto un'educazione alla lettura dei classici eccezionale, cioè lei e la sorella avevano potuto beneficiare di un'educazione che raramente toccava alle donne all'epoca. E così lei aveva la capacità di poter interpretare i testi e le fu data occasione, non sappiamo bene come fosse stato organizzato questo momento, cioè di confrontarsi in un dialogo pubblico con l'umanista e uomo di Stato Lodovico Foscarini, che insieme dovevano appunto discutere su chi fosse maggiormente colpevole del peccato originale, Adamo o Eva. E ovviamente Lodovico Foscarini accusa Eva e Isotta Nogarola ne tenta la difesa. Non arriva proprio a supportare, diciamo così, l'innocenza di Eva, perché siamo a metà 400, io vorrei che questo fosse molto presente, però lei discute la questione dell'interpretazione, cioè lei entra nel testo, lei, proprio perché forse è abituata a leggere i classici, entra nel testo e ne trova gli snodi che riescono a far vedere l'innocenza di Eva, cioè la non colpevolezza di Eva o la colpevolezza maggiore di Adamo. E qualunque sia stato il risultato poi della discussione, cioè però lei dà il via ad un atteggiamento diverso verso quell'episodio, che poi avrà il suo seguito, perché caso strano questo dialogo è pubblicato nel 1563 a Venezia e in quegli anni, poco dopo, Moderata Fonte raccoglie l'eredità di Isotta Nogarola e scrive quest'opera sul merito delle donne, che riprende il dialogo, riprende la difesa di Eva e porta avanti questo testimone che poi avrà uno sviluppo anche europeo, che prenderà il nome della querelle de femmes, insomma. La figura di Moderata Fonte è sicuramente importante, ma la stessa, diciamo, problematica viene affrontata quasi in contemporanea da Lucrezia Marinella, con un approfondimento filosofico più serrato, difende la donna, l'eccellenza, la nobiltà della donna. Ma il problema era vissuto, sentito di una notevole importanza, tanto che a un certo punto, diciamo proprio nel contesto veneziano, abbiamo questa interpretazione viene ribaltata, cioè la Venezia di metà 600 è ben diversa dalla Venezia di metà 500. La Venezia di metà 600 è una città misogina dove regna sovrana l'ideologia degli accademici degli incogniti, i quali con, diciamo, diverse modalità mostrano la loro avversione verso la cultura femminile e la difesa della donna, al punto che
producono ben 3 romanzi sull'episodio edenico: La Damo del Loredan, la Damo di Francesco Pona e la Eva di Federico Malipiero, tutti e 3 indirizzati a raccontare la storia, appunto, a creare queste relazioni in maniera da evidenziare una colpevolezza di Eva che era ben stata messa in discussione in precedenza. È in questo clima che scrive, lavora, legge, scrive, lavora Arcangela Tarabotti, la suora benedettina, le cui opere fanno un passo ulteriore nella difesa della dignità della donna, perché rivendicano anche il diritto della donna di scegliere la propria strada, o almeno di non trovarsi costretta ad entrare in monastero perché le famiglie vogliono, così vogliono, appoggiate le famiglie dalla autorità politiche e addirittura dalla Chiesa. Cioè la difesa di Arcangela Tarabotti è veramente una difesa eroica che riesce a raggiungere la stampa grazie anche al fatto che a Venezia circolavano delle ambasciatori, figure, diciamo, che hanno potuto collaborare a esportare i suoi testi e poterli pubblicare poi a Anversa o in Germania. Quello che fa Trabotti, oltre alle sue donne precedenti, è quello proprio di puntare sull'errore di interpretare la Bibbia in maniera funzionale a delle ideologie. In particolare c'è un testo che è intitolato Che le donne siano della stessa specie degli uomini, in cui lei si misura accusando chi fa della Bibbia un testo misogino, accusandolo di eresia. Il gioco è facile perché l'autore di un testo contrario, cioè che in cui sviluppava l'idea che le donne non sono della stessa specie degli uomini, era un tedesco e quindi lei può usare questa strategia di accusarlo di eresia, ma bisogna notare che il testo del tedesco era talmente provocatore che a un certo punto persino la congregazione dell'Indice mette il suo libro tra i libri proibiti, cioè era assolutamente considerato contrario ai principi del cattolicesimo, nonostante insomma si basasse sulla Bibbia. E ecco, questo è un po' il quadro, non vorrei rubare tutto il tempo, vedo, oddio, è veramente fuggito, quindi chiudo. Per rispondere un po' a alcune cose, Federica, forse ho già risposto, però alla prima tua osservazione, questa enunciazione al femminile, diciamo di un biblismo al femminile, è importante, io credo che si possa ancora fare molto. In genere, cioè, su questo gli americani che diciamo, hanno da tempo esplorato l'esegesi femminile, ecco, rilevano la scarsa attenzione che ha questo ambito di ricerca presso gli studiosi, quindi si può davvero ancora fare molto. Io credo che, cioè, io stessa avrei altre idee nuove, insomma, che si potrebbero sviluppare su questo tema. Basterebbe prendere in considerazione le lettere e c'è un profluvio di cose che si possono studiare sul Rinascimento al femminile. Non ne dubito, sarebbe bello e prezioso. Magdalena, dici tu come... Microfono, Magdalena. Ecco, sì, scusate. Dunque sì, io sono sicura che certi libri sono importanti, aprono anche strade nuove, prospettive nuove, quindi... auspicando chiaramente questi studi nuovi, io sono sicura che arriveranno anche. Grazie a Federica, grazie a Erminia, io vorrei aprire la discussione, se c'è qualcuno che ha una domanda, che vuole un commento, vuole dire qualcosa, si può, ecco, può accendere il microfono oppure scrivere in chat e possiamo anche riferire le domande, ecco.
Sì, esatto, anche parlo con i miei studenti, se, per tutti quelli che ci sono ancora, ma vedo che sono praticamente tutti, se magari hanno qualche suggerimento, qualche idea, la vogliono anche soltanto scrivere nella chat, noi la leggiamo ad alta voce, esatto. E se invece qualcuno vuole intervenire col microfono, ben venga. Se ci sono le curiosità riguardo anche più specificamente al contenuto, non so, aspettiamo. Sì, se posso intervenire e dire una cosa per gli studenti. Ah, c'è una domanda, allora mi taccio. Ok, sì. Allora, sì, non la vedo più. Tu la vedi, Federica? La vedo, la leggo io. Uno studente scrive, secondo lei Erminia, l'apertura del Papa a dare alle donne ruoli di potere è un passo in più? Cioè, forse se interpreto bene, diciamo così, questa domanda. Questo studente si chiede se c'è una relazione tra, diciamo così, questo percorso al femminile che le donne fanno nell'interpretazione dei testi sacri e i nuovi ruoli, quindi come dire, c'è un'evoluzione anche nei ruoli che le donne via via assumono all'interno, diciamo così, del mondo ecclesiastico in senso stretto, rispetto forse a qualche secolo fa, se c'è un percorso, se c'è insomma una relazione. Ma, devo dire che io auspico che la donna abbia un ruolo maggiore all'interno della Chiesa Cattolica, che è quella che conosco meglio, ecco, non conosco nei dettagli l'esperienza in altre chiese, per cui mi limito a quella che conosco, però direi che cioè la donna può avere ancora molto, può dare ancora molto di più e avere ruoli proprio anche solo per la portata culturale che può introdurre all'interno delle discussioni, del confronto, insomma. Quindi auspicherei anche una maggiore apertura. Secondo me sì, si sono fatti dei passi, ma non se ne possono fare ancora molti, ecco. Sono molto d'accordo. Voglio entrare nella questione del sacerdozio, ma io penso che la donna davvero può dare molto di più. Posso solo un esempio: la Domenica da Paradiso nel 500 predicava all'interno del suo monastero, insomma, però scriveva i suoi sermoni. Ecco, io oggi di donne predicatrici non ne conosco che siano autorizzate a predicare, ma forse nei monasteri, non vivo in un monastero, quindi non posso dire. Adesso ho aperto anch'io la chat. Quindi sì. Posso vedere, allora c'era il messaggio di Stefania Borello. Esatto, ci sono altre due domande. Sì, qual è l'argomento più interessante o curioso riscontrato durante la stesura del libro? Sì, grazie. Ma per me è l'esperienza sicuramente di Domenica da Paradiso. Io non esito a dire che leggere di questa donna che non sapeva, cioè che a malapena probabilmente sapeva leggere e scrivere, cioè sapeva leggere a malapena, non scrivere, è sorprendente, per me è sorprendente. E lei tra l'altro aveva messo tra le regole del suo ordine, lei ha fondato un ordine femminile, quello che le novizie dovevano imparare a leggere e scrivere. Chi perdeva la lezione di lettura e scrittura era severamente punita, quindi non si, cioè era una delle cose più come pregare, insomma. Quindi lei non l'aveva potuto fare, ma aveva dato l'indicazione giusta. E poi c'è una domanda di Alessandra Damiani: l'affermazione circa la lettura misogina delle sacre scritture in quanto basata sulle ideologie, sarebbe interessante pensare ciò in riferimento alla misoginia sapienziale? Cosa intende Alessandra per la misoginia sapienziale? Mi sentite? Sì. Perfetto, grazie. Tutti i libri sapienziali della Bibbia, quindi diciamo il Siracide, i Proverbi, la Sapienza, sono molto con concetti molto crudi, ruvidi, possiamo quasi dire orribili verso il femminile. Allora la domanda era, diciamo, provocatoria nel senso di dire,
recuperare il simbolismo. Oh, sì, perso la voce, vero? Alessandra, sì, Alessandra ha perso il microfono e si è spento il microfono, quindi a un certo punto sì. L'abbiamo. Ah, chiedo scusa, intendevo dire che ovviamente il linguaggio è stato quello del maschile e del femminile, ma nel corso della storia è stato interpretato sempre di più, e questo proprio anche poi dal cristianesimo imperiale, in termini biologici, maschio e femmina biologico, e non invece come simboli. Ecco, quindi volevo solo dire questo. Ho trovato interessantissimo che in quel periodo qualcuno dicesse non dovete interpretare sulla base delle ideologie, ecco, perché magari avevano già anche loro questo concetto del simbolo, di un simbolo che c'è lì, ecco. Non so se sono riuscita a spiegare, chiedo scusa. Ho trovato veramente interessante il suo lavoro e quanto ci ha detto, grazie. Grazie a lei. Sì, guardi, io direi che quella forza che le donne trovavano nella Bibbia era il fatto che la Bibbia è dichiarata interpretabile, cioè la frase di San Paolo, la lettera uccide ma lo spirito vivifica, ha dato forza alle donne di lavorare sull'interpretazione, e quando le donne sono diventate capaci, grazie anche proprio all'educazione umanistica, alla lettura dei classici, di interpretare, allora si sono fatte sentire, insomma hanno fatto sentire la loro voce. Domenica da Paradiso, per esempio, dice, cioè che insomma era invitata a star zitta molto frequentemente, diceva io sulla base di San Paolo scrive appunto Mulieres in Ecclesia Taceant, no? E lei diceva sì, San Paolo dice che le donne devono star zitte, però poi devono andare a casa a chiedere al loro sposo di informarle, di spiegare loro il Vangelo, ma il mio sposo è Cristo, mi spiega tutto, e poi dopodiché io lo devo comunicare, insomma con molta semplicità lei si prendeva l'autorizzazione ad avere il diritto della parola sulla base della stessa Sacra Scrittura, così come le donne si difendevano come donne sulla base dello studio della Genesi, in cui c'è l'episodio in cui dopo la creazione di Adamo Dio gli affida il paradiso terrestre con l'albero da cui non deve mangiare, dopodiché crea Eva. E le donne dicono, ma scusate, ma come poteva essere Eva la colpevole se a lei non è stato dato il comandamento? Cioè è solo proprio un studio della successione diegetica della storia edenica, insomma, che li faceva. Ecco, quindi la forza, cioè la Bibbia è fortemente antifemminile, non solo nei libri sapienziali, ma nei libri storici, in tanti altri passi. Però ha questa forza che viene dall'interpretazione sancita appunto dalle parole di San Paolo, dal Nuovo Testamento, e per cui si riesce, insomma, a far emergere anche una prospettiva diversa. Grazie, davvero interessante. Posso chiederle solo perché non ho capito bene il nome di questa persona a cui lei si è riferita prima dicendo torno a casa dal mio marito che è Cristo. E... Domenica da Paradiso. Grazie mille, me lo segno, la ringrazio molto. Non troverà facilmente i testi perché hanno avuto un'edizione filologica, però i sermoni sono pubblicati, in biblioteca si trovano. La ringrazio ancora. Prego. Abbiamo un'altra domanda in chat sempre. Sì. Credo che ho visto anche la manina di Jenny Ponzo, però c'è Alessia Ingenito che scrive: ritengo fondamentale interpretare le leggi del testo con uno sguardo diverso, femminile e femminista, considerando l'interpretazione sempre stata maschile. Ad esempio sarebbe interessante concentrarsi sul consenso richiesto è dato da Maria concepire Gesù, che riflette la necessità del consenso sulla base dell'amore, o ancora sul fatto che nella Bibbia non c'è una frase, un'opinione di Giuseppe che dimostra di aver lasciato i suoi spazi e i suoi tempi a Maria. Sì, è per questo che auspichiamo che la Chiesa o tutte le Chiese diano più spazio alle donne, insomma. Poi continua la stessa persona. Sì, dico ciò con non essendo religiosa, ma tenendo la Bibbia un testo letterario ricco di significato e metafore. Quindi grazie, ritengo il lavoro molto interessante da leggere. Va bene, grazie. Jenny. Io non vedo la mano alzata veramente di Jenny. No?
Io vedo una. Ah, ma forse era quella di. Era Alessandra Damiani, no, no, era semplicemente sì. Allora, magari dico ancora una cosa, se non è di troppo, voi fermatemi perché magari non sono tanto pratica. Volevo dire, rispetto anche alla prima domanda di quanto è stato chiesto da Ale Spanu circa l'apertura del Papa alle donne in ruoli di potere, che io ritengo di fatto più potente questa immagine della donna collegata alla Chiesa, cioè che la Chiesa è donna, nel senso che a mio modo di vedere adesso il cristianesimo è in difficoltà perché sta recuperando dei simbolismi che c'erano in San Paolo. San Paolo aveva delle comunità dove le donne avevano grandi ruoli proprio spirituali, non di potere temporale come sta dando il Papa, ma spirituali che secondo me devono essere recuperati e che hanno a che fare con la Chiesa proprio, cioè con la Chiesa spirituale, come un qualcosa che si sposa, che i fedeli sposano, ecco, perché nella Bibbia, e ricordiamoci che Gesù Cristo era ebreo, in quanto sapienza Gesù Cristo, come sapienza risorta, come potenza, recupera questo femmineo che scende dal cielo e ci avvolge, ci avvolge come Mosè che era tutto luminoso. Noi siamo destinati a questo, i cristiani sono destinati a ottenere questo potere e la Chiesa potrà dare questo potere glorioso solo quando introdurrà le donne, saranno ordinate, ma dovranno fare un'altra cosa, cioè ungere il corpo di Cristo come Cristo è stato unto da donna. Non è un uomo che ha fatto questo. Il corpo di Cristo sono i fedeli in chiesa e vanno unti dalle donne. Questo è quello che ho scritto in questo libro che vi ho... scusate, mi sono autopubblicizzata, ma è quello che penso e che la Chiesa dovrebbe fare. Ordinare le donne e dare loro un ruolo diverso, ma ordinarle nei sacri misteri. Scusate, grazie, buongiorno. Grazie. Ora sì, ci sono effettivamente un paio di mani alzate, una di Adele Monaci. Sì, mi sentite? Sì. Beh, grazie, è un tema davvero interessante. Io sono una storica del cristianesimo antico e quindi per me è molto interessante vedere come certi temi si sviluppano anche in epoche successive. Allora vorrei ho alcune curiosità. Non conosco le autrici di cui lei ha parlato. Ecco, lei dice che le donne scoprono uno spazio interpretativo. Ecco, ma a che livello? A livello del significato storico letterale o a livello del significato allegorico? E questa è una prima domanda. Una seconda domanda è se avendo di mira un significato di carattere storico-letterario, immergeva in queste autrici il tema della la consapevolezza, una certa, almeno in certa misura, una consapevolezza critica riguardo ai momenti in cui la Bibbia è stata scritta. Se cioè questo poteva costituiva un argomento nelle mani delle donne. E se invece la loro interpretazione era più di carattere simbolico, come allora si confrontavano con il pensiero esegetico della Riforma, che invece richiamava moltissimo esclusivamente l'accento sul significato letterale, storico delle scritture. Grazie. Grazie, sono domande molto interessanti. Effettivamente queste donne sono, diciamo così, nell'ambito letterario non appartengono al canone, quindi è difficile che qualcuno le abbia sentito nominare, insomma io, cioè, tranne Lucrezia Tornabuoni che era madre di Lorenzo, insomma, quindi non c'è da stupirsi se uno non le conosce, però hanno comunque, forse Moderata Fonte è la più nota.
Ecco, la sua prima domanda è sul significato. Queste donne prediligono, applicano una lettura storico-letterale, cioè il significato allegorico lo evitano. Prendono anche l'episodio edenico dal punto di vista, cioè come se fosse un episodio storico, ecco. Poi lo interpretano, ma lo interpretano in funzione proprio del ruolo delle figure che hanno agito. D'altra parte, i testi che loro prediligono sono i testi storici, la storia di Giuditta, la storia di Ester, la storia di Tobia, la storia di Davide, insomma, nei vari rapporti con le sue donne, Maria, ovviamente, importantissima figura, ma anche qui proprio una costruzione della storia della Madonna in senso storico. Quindi l'allegoria è pochissimo praticata. Poi l'altro libro che loro amano molto è il libro dei Salmi, che però anche qui non è utilizzato proprio come libro di preghiera, cioè il Salmo è riscritto, reinterpretato, commentato in funzione del ruolo, cioè dell'uso delle sue parole per la preghiera, quindi non c'è neppure in questo caso un'interpretazione allegorica. Riguardo invece la consapevolezza scritica, sarei proprio decisiva nel rispondere no, non c'è né una collocazione storica. Erano anche problematiche poco, diciamo, non così comuni all'epoca. Sì, c'era già stato Erasmo, però non era proprio divulgato, questo è un atteggiamento storico-critico. Quindi questa consapevolezza manca, no? Loro non si interrogano assolutamente sull'autore, sulla cultura che ha prodotto questi libri. E, riguardo, ecco, al pensiero esegetico, direi che forse qui agisce in qualche modo la riforma proprio. Non che, in genere sono tutte donne dell'ambito del cattolicesimo, più o meno riformato, ma insomma la riforma più spinta è quella di Vittoria Colonna, quindi immaginiamoci, o forse la Tarabotti, ecco, però ecco, anche loro insomma, quindi aderiscono piuttosto ad un'esegesi storica e letteraria che non all'esegesi allegorica o simbolica. Grazie. Non so se ho risposto. Sì, grazie, grazie. Prima di passare la parola alle altre persone che hanno alzato la mano, volevo soltanto appunto dire, visto che sono le quattro passate e so che alcuni dei miei studenti hanno altri corsi subito dopo questo, che insomma non è grave se qualcuno ci lascia perché ha altri impegni a seguire, quindi magari noi continuiamo a chiacchierare perché la discussione mi sembra interessante, però chi insomma ha necessità di scollegarsi per passare ad un'altra lezione in programma lo può fare senza che questo comporti punizioni corporali di alcun tipo. Quindi insomma per chi ha necessità ecco il permesso c'è. Nel frattempo c'era sicuramente la mano alzata di Deborah Barnabè già da un pochino e poi via via se ne sono alzate una serie di altre. Per cui adesso poi cerchiamo di capire ancora chi c'è. Però se Deborah vuole intanto intervenire. Sì, salve a tutti e grazie alla professoressa per questa interessantissima presentazione, questo volume. Io sono una dottoranda dell'Università di Bologna e mi occupo di un gruppo di monache benedettine inglesi di inizio 600 che emigrò nelle Fiandre, diciamo, a seguito delle persecuzioni, direi piuttosto violente, nei confronti dei cattolici in Inghilterra all'inizio 600. E i testi che queste donne, che scrivono in inglese, quindi non in italiano ovviamente, scrivono sono paragonabili a quelli di cui si è occupata lei, perché si tratta comunque di loro commenti ai testi sacri, esercizi spirituali, sono esatto, quindi risonanze proprio loro personali dei testi sacri. Io ho cercato anche, ma non ci sono, delle corrispondenze, comunque delle lettere che facessero in qualche modo comprendere meglio le opinioni di queste donne, ma appunto non esistono. Mi ha interessato molto perché lei citava un campo, ovviamente si parla della lingua italiana, quindi è un altro campo, però il campo delle lettere invece, quindi della corrispondenza femminile che
lei ha incrociato in questo studio che le sembrava interessante. Allora le chiedevo qualche commento perché ero molto curiosa rispetto a questo aspetto. Grazie ancora. Temo, è bellissimo l'argomento delle sue ricerche, però temo di deluderla perché quando io parlavo delle lettere, pensavo alle lettere delle, che ne so, di Santa Chiara, di Caterina, insomma, figure che nella mia tesi, il mio progetto iniziale partiva da lì, partiva da Santa Chiara. Che poi ho eliminato proprio perché volevo occuparmi, cioè avevo capito che il discorso delle riscritture era un discorso fondamentale. Però io non so, qui bisognerebbe, cioè gli archivi italiani possono ancora riservare anche gli archivi, diciamo, dei monasteri, dei conventi, di riservare delle sorprese e avere insomma, lettere. Io mi ero imbattuta tempo fa nelle lettere che le suore fiorentine inviavano al delegato del vescovo a fine Cinquecento. Il delegato del vescovo era Vincenzo Borghini, che io studiavo per ragioni tutto diverse, perché lui si è occupato un po' di Dante e io studiavo. E mi ero imbattuta in queste lettere che però io ricordo perché mi avevano terribilmente impressionata, perché queste suore che erano state costrette alla clausura dopo le decisioni del Concilio di Trento pativano la fame. Cioè, queste scrivevano disperate che non avevano da mangiare. Cioè, io devo dire che mi viene ancora un po' il sangue freddo a pensare a quelle parole che erano disperate, ecco, però non erano bibliche, non parlavano di questioni contingenti. Però, come io ho trovato quelle che mi sono imbattuta perché ho documenti di Borghini. Ce ne possono essere tante, chissà, è tutto un campo da cercare, però non sono in grado di dirle nulla di più. La ringrazio, no? Sono d'accordo che è un campo molto affascinante e anche a mio avviso gli archivi riservano molte sorprese, chissà, magari anche per un'analisi comparata tra appunto l'ambito italiano e quello inglese, ma questo chissà. Grazie, grazie Sì, molte. basti dire che qualche anno fa qualcuno ha tirato fuori le lettere della figlia di Galileo. Insomma, secondo me gli archivi dei conventi, cioè, bisogna esplorarli, però bisogna anche avere le forze, le energie e si troverà qualcosa, sì. Grazie ancora, grazie professoressa. E passerei la parola ad Antonella Visintin, che anche aveva alzato la mano, se vuole intervenire. Io farei soltanto una domanda sui fondi. Mi piace moltissimo sapere, non conoscevo questo fatto, che c'è ancora tanto materiale. Volevo sapere chi ha conservato questi testi e dove sono stati conservati, nei conventi, nelle biblioteche. Cioè, mi sembra una cosa bellissima il fatto si sia mantenuta la memoria, che non si sia dispersa questa memoria. E il fatto che ce ne sia tanta mi sembra veramente una benedizione, se posso dire. Grazie. Sì, allora, i testi di cui io principalmente mi sono occupata, sono testi che sono andati a stampa, quindi hanno delle edizioni, però per esempio le posso dire che nel repertorio di cui ci stiamo occupando ci sono tantissime opere che sono rimaste in copia unica, dico in copia unica nel mondo, pur essendo andate a stampa. Ce n'è una qui nella biblioteca, qui, poi l'altra nella biblioteca là, insomma, quindi molto materiale è andato disperso. Il materiale manoscritto, secondo me, poi Laura Gafuri, che è storica, forse mi può dare qualche indicazione, si trova proprio negli archivi dei conventi, cioè gli scritti di Domenica da Paradiso sono stati conservati dal suo stesso convento e monastero, anzi era un monastero. E adesso sono nell'archivio dei Domenicani di Santa Maria Novella, perché era un ordine affiliato ai Domenicani, quindi, però insomma, sono in gran parte ancora manoscritti, cioè perché è stato pubblicato, credo, ma neanche un decimo di quello che ha lasciato non di suo pugno, ma scritto dai suoi o dalle consorelle o dai suoi direttori spirituali.
lo stesso i manoscritti di Lucrezia Tornabuoni, che pure era la madre di Lorenzo dei Medici, quindi famosissima, però c'era una copia alla Biblioteca Nazionale di Firenze, e diciamo di 5 poemetti biblici, 3 li ho pubblicati io nel 2015, cioè nessuno se n'era occupato. Eppure poi dicono che il 400 è il secolo senza poesia, adesso non voglio fare polemico con i grandi studiosi, però insomma se la poesia c'è viene ignorata, è chiaro che diventa il secolo senza poesia. Poi non voglio dire che la poesia di Lucrezia Tornabuoni sia come quella di Dante, per carità, non mi userei, però insomma c'è. Comunque no, bisogna invece discutere con i grandi studiosi, secondo me. Infatti, bravo, il libro secondo me sì. Sono tocca indirettamente anche la questione del canone, chiaramente, che è un grosso problema dal nostro dal punto di vista femminile, no? Sono d'accordo, infatti era quello che stavo per dire, in fondo se il canone a cui ci rifacciamo è quello appunto dantesco per quegli anni, è ovvio che poi tutto il resto ci sembri nulla, ma non ci sembra nulla perché non lo abbiamo studiato, non gli abbiamo dato quella posizione enunciativa che meriterebbe, attraverso cui si può poi anche innescare tutta quanta la linea filologica delle interpretazioni, che se no diversamente ovviamente non c'è, ma insomma è un posizionamento che manca prima ancora che un'identità. C'era ancora Sofia Cattaneo che aveva alzato la mano, forse voleva dire qualcosa. Non si sente purtroppo. Sofia non dice più nulla. Vabbè, allora intanto che forse Sofia non si sa, però Laura Gaffuri voleva parlare. Allora, un brevissimo intervento. Mi sentite? Sì. Intanto per complimentarmi con Erminia davvero per un libro estremamente importante. Mi veniva tra l'altro in mente che sarebbe interessante far dialogare una ricerca come questa con la ricerca attualmente in corso da parte di un gruppo di rabbine donne, soprattutto in Francia, sulla lettura, naturalmente, insomma, del Primo Testamento in chiave femminile. E allora, insomma, mi era venuta quest'idea, insomma, che sarebbe interessante, ovviamente non nella prospettiva storica del lavoro di Erminia, ma forse più nella prospettiva che era stata avanzata dagli interventi introduttivi. Poi sono perfettamente d'accordo con Erminia su quanto diceva per quanto riguarda la trasmissione dei testi. Molto spesso la chiave sta proprio nei direttori spirituali, insomma, no? Cioè se questi testi si conservano, e io penso soprattutto a quelli quattrocenteschi perché è quello l'ambito che mi è più noto, è grazie ai direttori spirituali, e lì naturalmente c'è poi tutto il problema della traduzione, no? Dell'esperienza femminile da parte del direttore spirituale. Avevo una domanda, ma è proprio una curiosità. Siccome mi sono imbattuta molto spesso nella grande fortuna che ha il tema della Sant'Anna, cioè la madre di Maria, e di conseguenza della genealogia femminile di Gesù nel corso del Quattrocento. Nel corso del Quattrocento sono diversi testi, non soltanto di carattere così devoto e religioso, che dimostrano proprio l'importanza del culto di Sant'Anna nel XV secolo, che trova l'apice poi nel Trattato di Tritemio su Sant'Anna, madre di Maria e nonna di Gesù. No? Cioè, quindi l'importanza, no, di questa trasmissione che non è soltanto dalla madre al figlio, ma addirittura dalla nonna alla madre e al figlio, no? E allora mi chiedevo se in questi testi che tu hai esaminato questo tema si ritrova accanto a quello di Maria, oppure se, come pare, poi a partire dal Cinquecento è un tema che si riduce, si restringe e sparisce, insomma. Grazie Laura, hai già detto tu la risposta. Sant'Anna non ha una presenza particolare. Nel 600 ricordo un testo sull'Annunciazione, ma maschile, che si dilunga molto sull'infanzia di Maria,
Ma neanche lì c'è una presenza importante di Anne Gioacchino. Cioè, no. È interessante perché Viene. c'è questa stagione, Sì. 300, 400, soprattutto primo 500, in cui c'è, che si riflette anche sul piano iconografico, in quelle fantastiche trinità al femminile, no? In cui c'è la nonna che tiene di fronte a sé la figlia, che a sua volta tiene di fronte a sé il figlio, no? Cioè Gesù, che poi però verrà fortemente sanzionata dalla Controriforma e finisce con lo scomparire, insomma. Allora è una stagione interessante, insomma, quella. Certo, sì, condivido, ma 500 la perde. E anche nel repertorio biblico non mi viene in mente, adesso non, insomma, che ci sia una presenza importante di Sant'Anna, sì. Andate a vedere la Sant'Anna nel Duomo di Torino, allora, l'affresco della Sant'Anna. Grazie, Grazie, Renzo. grazie molto. Grazie. Sì, la stagionalità delle sante e anche per Maria Maddalena, no? Che ha una, diciamo, una durata forse, anzi sicuramente molto più lunga di questa scoperta quattrocentesca, che è comunque molto interessante e bella, la stagione di Sant'Anna. E Maria Maddalena che si esaurisce con appunto dopo la Controriforma, poco dopo, in qualche modo sì, almeno in Italia, nella letteratura italiana, questa stagione di lunga durata si esaurisce ed è difficile addirittura trovare lavori su Maria Maddalena. Ah, ma fino al 600 è dominante, Sì, eh? proprio amatissima. Cioè, sì, perché si pente, perché è la Sì, penitente. poi con un culmine del nome Sì. barocco, che è molto barocco, che Non ci esubera. sono scritture femminili sulla Maddalena, eh? Sono tutte maschili. E questa è anche una cosa interessante, non tanto non solo, anche, ma non solo l'assenza delle scritture femminili, ma proprio la figura e la figurazione della penitente, che secondo me è molto, diciamo così, aderente, no? Al tipo di modello culturale corretto nel senso di diffuso all'interno del nostro sistema sociale, no? Quantomeno del sistema sociale occidentale, no? Quindi la donna che si pente che fa ammenda, quindi che in qualche maniera si impone in una scala gerarchica di potere inferiore, no? Rispetto al maschio, è accettabile proprio perché è tipica, perché corrisponde ad un modello culturale diffuso e quindi condiviso. Corrisponde sia sì, a di diversi requisiti di un universo, di un immaginario maschile, perché Maria Maddalena non è solo penitente, è anche ex prostituta, quindi anche una donna avvenente. E così viene rappresentata, questi sono tutti aspetti Ha sottolineati. tutte le carte per piacere in qualche maniera, no? Alla cultura dominante. Chiara Simone ha tutte le carte per piacere, sì. E piace agli uomini, piace molto, se ne occupano intensamente. Sì, senz'altro un paragone tra lo sguardo maschile e femminile tra il 5 e il 600 sarebbe molto, molto interessante. Ed è da fare, perché non è. Bene. E non so se ci sono altri interventi, altri suggerimenti, mi sembra di no, a meno che Sofia Cattaneo sia tornata e abbia voglia di intervenire, perché prima non aveva. Sì, non si è più fatta. No, però non apre il microfono, quindi forse no. Jenny, non so, visto che sei ancora con noi, ti vedo connessa, non so se tu hai piacere di dire qualcosa, se no lascerei poi chiudere a Magdalena, insomma. Jenny, dici tu. No, io non dico altro che non appunto rinnovare i miei ringraziamenti. È stato davvero molto interessante. Faccio i miei complimenti a Erminia per il suo lavoro e ringrazio Federica e Magda insomma, per il modo in cui appunto ci hanno aiutato a entrare nel vivo, insomma, di questo lavoro. E quindi niente, è solo un ringraziamento. Grazie a te, figurati Jenny. Grazie. Allora Magdalena, io ti lascerei la parola finale perché così magari chiudi tu, visto che ci hai condotto in questa lettura. Sì, io
Anch'io non ho da dire altro che grazie a chi è venuto a sentirci, a chi ha partecipato, a chi è intervenuto, a te Federica e a Erminia per questo pomeriggio, per quest'oretta e mezza di lettura, di discussione. Grazie Magda, grazie Federica e grazie a tutti i partecipanti che ho fatto domande. E auguri a Jenny! Sì. Grazie tantissimo. Grazie a voi soprattutto. E chissà, magari ci saranno future occasioni per continuare a discutere. Speriamo che ci siano più altre occasioni. Ho l'occasione per salutare Sandra Plastina e Chiara Cacciani, che di donne ne sanno molto. Erminia. Ciao! Ciao Erminia, è stato un piacere ascoltare, vedervi, e soprattutto sì, le sollecitazioni, gli interventi, la tua lettura, insomma, grazie, grazie Avrei veramente. dovuto anche precisare che sei stata tu diciamo, l'occasione per pubblicare i poemetti biblici di Lucrezia Tornabuoni. Ha avuto l'avvio, no, con la Sì, pubblicazione, ma poi è andato. posso dire due parole su di te a Federica Turco e a Magdalena? Cioè, Sandra Plastina ha una collana sulle scritture delle donne, un pensiero filosofico, poi un po' allargato i suoi confini anche alla letteratura, ed è veramente un'antesignana di tutti gli studi. È grazie a lei che io ho approfondito, poi attraverso la Tornabuoni sono andata avanti. Grazie, sei generosissima. In realtà sì, è, insomma, è uno dei centri, degli obiettivi della mia ricerca. Visto che mi occupo appunto di età moderna, insomma, di Rinascimento, di Cinquecento, insomma, la differenza tra letteratura e filosofia veramente non c'è. La collana ospita sì, scritti di donne, insomma, letterate, filosofi. Speriamo di mandarla avanti, di continuare, insomma, su questa. Perché la pubblicazione dei testi è importante. Eh sì, è Perché anche essenziale. per proporla agli studenti, per proporli agli studenti, perché è difficile, se no, parlare di qualcosa e non avere un testo su cui poter da Certo. commentare, da offrire, insomma, ecco, quello mi sembra importante. Importante anche per gli studiosi, se posso Sì. intromettere, perché chiaramente per costruire un sistema come è stato questo tentativo di Erminia, è Certo. necessario avere a disposizione i testi, una persona sola non può portare avanti chissà quanti studi di recupero testuale, per cui sì, è importantissimo per avere una visione e poter studiare anche per noi studiosi. Sì. È comparsa anche Chiara Cassiani, che è un'altra studiosa Grazie. delle donne, Erminia, io volevo ringraziarti e complimentarmi con te. Sto leggendo in questi giorni il tuo libro con un interesse speciale, per cui non sono intervenuta perché se non leggo l'intero volume non mi sento di poter fare altre domande. Sto già dialogando con il testo, quindi magari dialogare con te è una cosa successiva. E Lo poi faremo comunque martedì 19 noi. esatto. Va bene. Grazie, grazie Magda e grazie Federica, è stato molto interessante la tua Grazie a voi, risposta. grazie a tutte. Grazie a te, Erminia, grazie di tutto. Grazie. Ciao Buon Erminia. pomeriggio. Ciao, ciao. Ciao.